I cinque alberi del paradiso. Secondo Gesù Cristo. Di Juan Rivera. Gesù ha detto, beato colui che esisteva prima di nascere. Se diventerete miei discepoli, e ascolterete le mie parole, queste pietre vi serviranno. Perché in paradiso ci sono cinque alberi che non cambiano né estate né inverno, e le loro foglie non cadono. Chi li conosce non assaggerà la morte. 1. L'albero della vita. L'albero della vita immortale, come rivelato dalla volontà di Dio, si trova nel nord del paradiso per dare la vita ai santi immortali, che emergeranno dai corpi plasmati dalla povertà nella consumazione dell'età. 2. L'albero della conoscenza. Per quanto riguarda l'albero chiamato la conoscenza del bene e del male, è l'epinoia della luce. Gli ordinarono di non mangiarne, stando davanti ad esso per nasconderlo, per paura che potesse vederne la pienezza e riconoscere la nudità della sua indecenza. Comunque li ho fatti mangiare. Sono apparso come un'aquila appollaiata sull'albero della conoscenza, che è l'epinoia della pura provvidenza di luce, per insegnare loro e sollevarli dalle profondità del sonno. 3. L'albero del desiderio. Il serpente li fece mangiare per produrre il malvagio desiderio di riprodursi che avrebbe reso Adamo utile a lui. Da allora fino ad oggi i rapporti sessuali sono continuati grazie al primo sovrano che ha posto il desiderio di riproduzione nella donna che accompagnava Adamo. Attraverso il rapporto, il sovrano fece produrre nuovi corpi umani e soffiò in ciascuno di essi il suo spirito artificiale. 4. L'olivo. L'olivo apparve attraverso la luce del primo Adamo a causa dell'olio dell'unzione che i re e i sommi sacerdoti avrebbero ricevuto. 5. L'albero del doppio standard. Non gli era permesso mangiare, tanto meno il cibo della vita, per non acquisire un onore pari a loro, e anche per non loro.